La bimba saggia, fiaba russa. C'era una volta, nell'immensa steppa russa, un piccolo villaggio in cui la maggior parte degli abitanti si dedicava all'allevamento dei cavalli. Era ottobre e, come ogni anno, nella capitale si svolgeva il mercato del bestiame e due fratelli, uno ricco e uno povero, si avviarono verso la città. Il primo in groppa a uno stallone e il secondo a una giumenta. All'imbrunire fecero tappa vicino a una casupola disabitata e i cavalli dormirono profondamente su due mucchi di paglia. Ma la mattina li aspettava una sorpresa. I cavalli che avevano lasciato fuori non erano più due, ma erano diventati tre. Il terzo non era proprio un cavallo, ma un vispo puledro che la giumenta aveva partorito durante la notte. Appena aveva avuto la forza di drizzarsi sulle zampe, succhiato un po' di latte dalla madre, aveva cominciato a fare i primi passi. Lo stallone lo salutò con un allegro nitrito, e fu vicino a lui che la mattina i due fratelli lo trovarono. È mio, Disse subito Dimitri, il fratello ricco. è figlio del mio stallone. Ivan, il fratello povero, si mise a ridere. Nessuno ha mai visto uno stallone partorire. Il puledro è sicuramente figlio della mia giumenta. No, non è vero. L'abbiamo trovato vicino allo stallone, quindi è suo figlio e perciò mi appartiene. I due fratelli cominciarono a litigare e decisero di andare in città a chiedere giustizia ai giudici. Sempre litigando, si diressero verso la grande piazza dove sorgeva il tribunale. Non sapevano però che quello era un giorno eccezionale. Infatti, una volta all'anno, l'imperatore soleva amministrare di persona la giustizia e riceveva chiunque si presentasse a chiedere ragione. I due fratelli furono quindi ammessi alla sua presenza ed esposero il loro caso. Naturalmente l'imperatore non aveva dubbi a chi il puledro appartenesse realmente e stava per dare ragione, ma a questi, forse per l'emozione di trovarsi improvvisamente di fronte al suo imperatore, era venuto uno strano tic. Continuava, guardando il giudice, a fargli l'occhiolino. L'imperatore trovava questo segno confidenziale non proprio adatto a un suddito, e decise di punirlo per questa sua mancanza di riguardo. Dopo averli ascoltati entrambi, dichiarò che era difficile, anzi impossibile, stabilire di chi fosse il puledro. E poiché era in vena di divertirsi e amava gli indovinelli, sia da proporre che da risolvere, fra il ridacchiare dei suoi consiglieri, proclamò: Dato che non posso assegnare il puledro all'uno o all'altro, vincerà la causa chi risolverà questi quattro indovinelli. Qual è la cosa più veloce del mondo? Qual è la più grassa? Qual è la più morbida? Qual è la più preziosa? Vi ordino di venire al mio palazzo fra una settimana per darmi. Dimitri, il fratello ricco, cominciò a pensare agli indovinelli appena uscito dal tribunale. Tornato a casa, si accorse che non poteva chiedere consiglio a nessuno. Viveva solo, perché avaro com'era, non aveva voluto sposarsi per risparmiare. Sì, per risparmiare. Eppure devo trovare qualcuno che mi aiuti, altrimenti perderò il puledro. Ricordò allora di una vicina a cui aveva prestato una moneta d'argento e che con il passare del tempo e gli interessi. Poiché la donna aveva fama di essere molto saggia, ma anche molto astuta, pensò di chiederle consiglio in cambio di uno sconto sul suo debito. La donna dimostrò subito la sua scaltrezza,
poiché volle che il debito cambio delle sue risposte. Ottenuto l'accordo, diede le sue risposte. La cosa più veloce è il cavallo di mio marito. Nessuno lo batte nella corsa. La cosa più grassa è il maiale che stiamo allevando. Nessuno ne ha mai visto uno, così. La cosa più morbida è il piumino che ho fatto con le piume delle mie oche. Tutte le mie amiche me lo invidiano. La cosa più preziosa del mondo è il mio nipotino, nato 3 mesi fa. Nessuno ha mai visto bambino più bello e non lo cederei per tutto l'oro del mondo. Quindi è la cosa più preziosa che esista. Dimitri non era molto convinto che le risposte della donna fossero quelle giuste e soprattutto soffriva per il credito che aveva dovuto cancellare. Ma dall'altra parte aveva altre risposte da portare all'imperatore. Pensava a ragione che, se non avesse risposto agli indovinelli, poteva essere punito. Intanto Ivan, che era vedovo, era tornato alla sua casupola, dove viveva con la figlia, che aveva appena 7 anni. La piccola rimaneva spesso sola a casa e aveva quindi imparato a rispondere da sola alle domande che le venivano in mente e per questo era molto saggia per la sua età. Il pover'uomo si confidò con la bambina, poiché anche lui, come il fratello, non sapeva trovare da solo la soluzione. La bambina rimase un po' in silenzio, ma poi, sicura, rispose: «Direi all'imperatore che la cosa più veloce è il vento gelido che arriva in inverno dal nord, che dà vita con i suoi frutti agli uomini e agli animali. E la cosa più morbida è la carezza di un bambino, e che la cosa più preziosa è l'onestà». Il giorno dell'udienza i fratelli furono ammessi alla presenza dell'imperatore. Rise rumorosamente nel sentire le sciocche soluzioni date da Dimitri, ma quando arrivò la volta di Ivan si oscurò in viso. Le sagge risposte del fratello povero lo avevano messo in imbarazzo, soprattutto ma che si riferiva all'onestà come al dono più prezioso. Sapeva di non essere stato onesto verso il pover'uomo, non avendogli dato ragione, ma non voleva ammetterlo di fronte ai suoi cortigiani e chiese arrabbiato: «Chi ti ha suggerito queste spiegazioni?» Ivan spiegò che era stata la figlia. L'imperatore sentenziò: «Voglio che tu sia premiato per avere una figlia così intelligente. Ti verrà assegnato il puledro che tuo fratello pretende e inoltre riceverai 100 monete d'argento. Però...» E qui si rivolse ammiccando verso i suoi consiglieri e poi continuò: «Fra 7 giorni tornerai davanti a me insieme a tua figlia, che, poiché è molto saggia, dovrà presentarsi a corte, né nuda né vestita, né a piedi né a cavallo, né con doni né senza. Se così sarà, avrai il compenso promesso, altrimenti ti sarà tagliata la testa per la tua impudenza». I consiglieri si misero a ridere, sapendo che nessuno aveva mai risolto questo indovinello, e il povero Ivan se ne tornò a casa disperato, con le lacrime agli occhi. Ma quando ebbe spiegato il quesito alla figlia, questa non si scompose e disse: «Domando una pernice, ma che siano vive, mi raccomando. Lascia fare a me e avrai il tuo puledro e anche le 100 monete. Ivan andò a cercare i 2 animali. Non sapeva cosa sarebbero serviti, ma aveva piena fiducia nella saggezza della figlia. Il giorno dell'udienza la reggia era molto affollata in attesa dell'arrivo di Ivan e di sua figlia. E finalmente questa arrivò con addosso una rete in groppa alla lepre e con in mano la pernice. Quindi, né nuda né vestita,
né a piedi né a cavallo. Piedi né a cavallo. L'imperatore, accigliato, disse: ma io ho detto né con doni né senza. La bambina porse la pernice, il sovrano fece per afferrarla, ma questa volò via. Quindi anche il terzo ordine era stato eseguito. L'imperatore ammirò la bambina, che aveva superato in maniera così brillante la prova, e chiese più gentile: è vero che tuo padre è molto povero ed ha assolutamente bisogno del puledro? La bambina rispose: certo, noi viviamo con il ricavato della sua pesca di lepri nei fiumi e della sua raccolta di pesci sugli alberi. Oh, 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 gridò trionfante l'imperatore, non sei poi tanto saggia quanto sembri. Da quando in qua si vedono lepri nei fiumi e pesci sugli alberi? Pesci sugli alberi? Lesta, la bambina rispose: e da quando in qua uno stallone partorisce puledri? Il sovrano e tutta la corte si misero a ridere sonoramente, come mai era capitato. Le 100 monete d'argento furono subito pagate a Ivan, il puledro gli fu... e l'imperatore proclamò: soltanto nel mio regno poteva nascere una bimba così saggia. La bimba saggia.